In breve. È stata presentata a Palazzo Lascaris la rassegna cinematografica Chuck Piemonte, realizzata da Consiglio regionale con AIACE. Tre film vengono proiettati a giugno alle 21 nel cortile di Palazzo Lascaris, il 20 Dopo Mezzanotte di Davide Ferrario, il 22 Santa Maradona di Marco Ponti, il 27 Il giorno in più di Massimo Vernier. Infine il 28 sarà la volta di Terre Magellani, che è film realizzato nel 1933 dal missionario salesiano Alberto Maria De Agostini. Il cinema riveste un'importanza strategica nella nostra vita quotidiana, è leggerezza, ci dà occasione di riflettere ed è un momento forse più facile ma sicuramente di grande approfondimento culturale. Ecco perché abbiamo con convinzione qui a Palazzo Lascaris come Consiglio regionale sostenuto questa iniziativa. La commedia ha un ruolo centrale, quindi l'umorismo ma anche con le sfaccettature dei protagonisti e delle epoche diverse. In più abbiamo messo anche in campo, insieme ad importanti istituzioni, un restauro di una pellicola addirittura del 1933 che vogliamo ridare alla gente per poterne godere, per fare anche un'azione come Consiglio regionale nella tradizione del cinema dove il Piemonte è da sempre il protagonista. È un'iniziativa che vuol far vedere quanto la commedia sia radicata nel territorio. Prevede un'inaugurazione a Palazzo Lascaris con tre serate alle quali parteciperanno anche attori e prevede la pubblicazione di un agile volumetto che racconta come in Piemonte, da quando il cinema è sonoro, quindi dal 1930, siano state girate almeno un centinaio di commedie. Un dato notevole che deve far riflettere, soprattutto in questi anni in cui il Piemonte è diventato veramente uno dei posti in cui si girano tanti film e tante fiction televisive.